Eccoci qui, è iniziata. Allora, ciao a tutti, dovremmo essere live fra pochi secondi. Io volevo salutare i nostri ospiti di stasera, che sono Marzio Schiena e Matteo Cernuschi di Anot Music. Grazie di aver accettato il mio invito e grazie di essere intervenuti in questo webinar serale notturno. Grazie Giuseppe. Adesso facciamo alcuni check per vedere se ci sentono e ci vedono e se siamo live su Facebook, eccetera, eccetera, così possiamo iniziare a condividere il link. Allora, ben ritrovati. Ripeto, grazie di aver accettato il mio invito. Vi ho scoperti qualche mese fa, grazie alle vostre campagne Facebook, in cui avete iniziato a introdurre, diciamo, il vostro prodotto. E sono contento che ci sia stasera la possibilità di raccontare la vostra, secondo me, bellissima avventura. E così dare la possibilità agli utenti che ci seguono, sia sui vostri canali che sulla mia community e i miei canali, di spiegare cos'è Anot Music, cosa si propone di fare, e così via. Noi abbiamo preparato una scaletta, adesso vedo che siamo live, quindi benissimo. Adesso condivido il mio link. Se voi volete iniziare a spiegare, ad esempio, chi è Anot Music, come nasce, come avete messo su questa avventura, io vi ringrazio. Perfetto, diamo una pennellata di cosa si occupa Inot, magari da dove Sì, nasce l'idea. noi abbiamo preparato una scaletta, adesso vedo che Potrebbe essere un buon modo per iniziare. Dici se l'audio, abbiamo problemi con audio, di connessione, vediamo di farlo subito, se no. penso di no, vi sento, vi, sen vi si sente chiaramente, quindi possiamo proseguire. Allora, Inot Music è la piattaforma per investimento in diritti musicali. È tra l'intermezzo tra Spotify e Bloomberg, se vogliamo. È un meccanismo, una stock exchange, è un sistema di brokeraggio per investire direttamente in cataloghi, in canzoni, quindi in un prodotto musicale che genera royalty. Quindi stiamo aprendo una nuova asset class di investimento per il pubblico retail, che è appunto il settore musicale. E abbiamo visto che c'è tanto interesse da parte della comunità finanziaria. La musica viene categorizzata adesso come investimento alternativo, tanto quanto real estate, hedge fund, private equity o materie prime. E ha delle caratteristiche di investimento che la rendono particolarmente appealing per gli investitori, sostanzialmente perché è un settore estremamente in crescita, soprattutto grazie alla componente streaming, cioè Goldman Sachs si aspetta che il settore faccia per due entro il 2030, paga royalties, quindi ha uno stream di income, no? Di dividendi, di distribuzioni per gli investitori, che è abbastanza difficile trovare adesso al giorno d'oggi con i tassi di interesse zero o sub-zero. Vero, verissimo. E poi la diversificazione, perché se facciamo una comparazione con altre asset class che comunque in qualche modo su base storica hanno una correlazione bassa con il mercato finanziario, in realtà quando c'è un tracollo del mercato, vedi, sul momento pandemia, anche real estate, private equity o altri tipi di settori alternativi cominciano a scendere anche loro. Invece il settore musicale è uno di quei pochi che sta tenendo adesso, anche durante una pandemia globale. Infatti abbiamo visto Warner Music è stata l'unica IPO che è avvenuta praticamente durante Covid, perché l'hanno fatta? Perché c'è appetito dagli investitori. Spotify ha fatto per due recentemente. Quindi vediamo che c'è tanto interesse dalla comunità finanziaria, c'è interesse da parte della fanbase a poter investire nel proprio artista preferito, in canzoni sostanzialmente. E quindi la nostra piattaforma soddisfa questa domanda. Benissimo, ma andiamo un po' più nel profondo. Spieghiamo il retroscena di quello che è poi l'applicazione della vostra idea, ossia come funziona il mondo musicale che c'è dietro, quello che non vediamo, cosa c'è dietro Spotify, cosa c'è dietro Pandora, Deezer, come funzionano i diritti, i cataloghi, perché teniamo conto che alcune persone che sono connesse con noi o che vedranno il video in differita
non sanno come funziona tutto il mercato musicale e quindi cosa voi proponete di offrire con la vostra piattaforma. Certo, quindi certo. Secondo me servirebbe proprio questa infarinatura, diciamo, generale. Sì, infatti il mondo musicale è un mondo particolarmente complesso, nel senso dietro una canzone che viene suonata in un club o viene ascoltata su Spotify c'è dietro un business con tanti attori che conta su una distribuzione del prodotto, tanto quanto altri, tantissimi altri settori chiaramente, e che vede principalmente quattro attori che sono coinvolti in un processo di produzione del contenuto musicale. Abbiamo chiaramente il songwriter, che scrive le parole, che scrive la melodia della canzone, e questa persona è affiancata dall'editore musicale, che è la persona business che affianca il creatore di contenuto in questa fase embrionale del prodotto musicale. Da lì in poi abbiamo l'etichetta discografica, diciamo il player un po' più famoso, che è quello che lancia la canzone, e tipicamente quella che la fa suonare dall'artista e che organizza appunto il recording, quindi l'incisione su quello che ai tempi era un supporto fisico, quindi il master, la raccolta, e adesso viene tutto in digitale. Quindi questi quattro player, ogni volta che creano una traccia, una canzone, oppure un catalogo musicale, il catalogo è un insieme di canzoni, creano dei diritti, creano il concetto di diritto d'autore per ognuna di queste quattro fasi, ognuna di queste quattro entità, quattro personaggi, hanno una percentuale del diritto di sfruttamento dell'opera. Da lì in poi, una volta che la canzone è stata prodotta, viene diffusa in tutti quelli che sono i canali, quindi canali di streaming, che adesso è forte crescita, come vediamo tutti chiaramente, i club, quando vengono suonate, feste dal vivo, concerti, eccetera, 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 radio, film, quando diventano colonne sonore. E ogni volta che il prodotto musicale viene distribuito in una di queste piattaforme, in questi canali, genera delle royalties per ognuno di quei quattro player. Quindi quando viene ascoltata su streaming, Spotify, ad esempio, in questo caso, va a radunare quelle che sono le sue entrate e poi le va a dividere quota per quota tra tutte le canzoni sulla base di quanto sono state ascoltate in percentuale rispetto al totale. O in radio, ad esempio, anche lì c'è una generazione di royalties per ogni volta che la canzone viene passata in radio, a livello di film, quando c'è la sincronizzazione con. Quindi questo stream, questo flusso di denaro costante per molti tipi di cataloghi, generalmente ricade appunto nei portafogli di quei quattro player di cui si parlava. E noi stiamo aprendo il mercato, quindi stiamo dando la possibilità di aggiungere un quinto player, che sono gli investitori o la fan base, che tramite la nostra piattaforma possono andare a acquisire una quota che magari è venuta dall'artista, dal songwriter, quindi da chi ha scritto le parole, dall'etichetta discografica o dall'editore. Chiaro, chiarissimo. Quindi può esserci anche che tra il songwriter, e il compositore e il cantante ci sia un'etichetta discografica che raccoglie e accumula questo catalogo musicale e che quindi fa da layer tra il musicista, il compositore e la piattaforma di dove vengono distribuite le canzoni, può essere Spotify, eccetera. Quindi un livello intermedio che comunque può mangiare una fetta di mercato, una fetta di guadagno del musicista, se non sbaglio. Sì, beh, diciamo che però il ruolo della casa discografica è ancora estremamente rilevante, perché secondo noi continuerà a rimanerlo, perché la casa discografica è come il fondo di VC, di Venture Capital, che scommette su 20 società, e poi una li fa per 20 e ripaga tutti gli successi dell'altra. Così anche l'etichetta discografica, sostanzialmente. L'etichetta discografica ha il ruolo di scopritori di talenti. Quindi è quella che ha i rapporti, quella che diciamo che faccia da scouting per artisti emergenti. Quando c'è bisogno di spingere la carriera di qualcuno, perché comunque questa è una cosa che non è ben conosciuta, il mondo musicale è capital intensive, cioè ci vogliono davvero degli investimenti particolarmente grossi per far diventare una canzone, un artista o qualcuno nel mondo musicale celebre, famoso, quindi di conseguenza per farlo da questo punto di vista. L'editore invece è una figura più che sta un po' dietro le quinte, se vogliamo, e che ha più un'attività amministrativa, di gestione del catalogo, fare in modo che il catalogo continui una generazione di royalties costanti, appunto si occupa spesso delle sincronizzazioni con altri tipi di media. E quindi diciamo che è un ecosistema che funziona particolarmente bene, ha chiaramente delle inefficienze come in qualsiasi settore, però ogni player
ha un ruolo specifico che noi come Enot non andiamo assolutamente a rimpiazzare, bensì diamo la possibilità di monetizzazione, quindi di creazione di liquidità per poter poi investire in altri progetti. Ok, quindi chi è il vostro partner dall'altro punto di vista? Può essere anche il cantante da solo o con la sua band, oppure per forza un'etichetta musicale che detiene un catalogo o una parte di catalogo? Chiunque sappia cantare. Okay. Quindi, no, che... no, quindi possiamo dire che voi vi avvicinate a una piattaforma di crowdfunding per un cantante alle prime armi che voglia utilizzare il suo catalogo musicale per avere della liquidità e quindi piazzare sul vostro market i suoi titoli? O no, diciamo un'eresia? No, era una semplificazione la mia, nel senso noi interagiamo con un catalogo, un prodotto musicale che è forte, che è già forte, che ha già dato prova nel passato di essere apprezzato dal pubblico, che ha dei dati finanziari di almeno 3 anni, che siano stabili. A quel punto vediamo che può essere appetibile per un investitore, perché altrimenti stiamo trasformando l'investitore in una casa discografica. E questo non è possibile. Cioè non possiamo dare in mano a un investitore un investimento, la capacità di scegliere se un artista emergente che non ha assolutamente seguito, oppure che magari sta crescendo ancora, se sia meritevole in qualche modo da un punto di vista di... È molto molto complesso. Dal nostro punto di vista bisognerebbe davvero avere chiaramente un approccio molto qualitativo, più che quantitativo, dal punto di vista finanziario. E per questo motivo siamo davvero... pensiamo davvero che il ruolo dell'etichetta discografica non possa essere rimpiazzato dal nostro punto di vista, quindi noi ci focalizziamo sui cataloghi che hanno già una generazione, che sono già stabili, e quindi interagire sostanzialmente con gli editori. Editori che hanno dei cataloghi che generano royalties da 20, 30 anni, hanno davvero una capacità di generazione di cassa costante, che per un investitore è particolarmente appetibile. Perché oltre alle 3 componenti delle quali si parlava prima, quindi crescita, diversificazione, generazione di reddito, di ritorni, c'è anche la costanza e sostanzialmente la stabilità nel tempo, che sono particolarmente interessanti. Appunto. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Bene, abbiamo fatto una panoramica abbastanza dettagliata del mercato in cui opererà o opera già Enot Music, perché alla fin fine da quanto tempo siete partiti? Se non sbaglio da molto poco, da un paio d'anni. Sì, siamo partiti gennaio abbiamo fatto una lunga fase di market validation, andando a parlare con tutti i player del mondo musicale sostanzialmente, andando a cercare di capire perché diavolo non fosse possibile investire in musica, perché questa qua era la domanda sostanzialmente: perché si può investire nel Bitcoin, nel petrolio, nell'oro, in qualsiasi società praticamente del mondo, anche attraverso equity crowdfunding, in case, in proprietà, frazionate di case, perché non si possa investire in musica, in cataloghi, in canzoni, che in realtà sono qualcosa di particolarmente vicino anche emotivamente a tutti noi, che in qualche modo capiamo molto di più, se vogliamo, rispetto a un Bitcoin, questo sconosciuto. Quindi abbiamo una lunga fase di almeno appunto 6 mesi di comprensione a fondo del mondo musicale, veniamo entrambi dal mondo finanziario. Sì. Manageriale finanziario, e io finanziario appunto, e poi siamo partiti a luglio del 2018 con il nostro cofondatore Grégoire, belga, che profilo IT, e da lì adesso siamo un team di più o meno 15 persone a livello europeo, e abbiamo lanciato la piattaforma quando eravamo a Las Vegas al CES a gennaio, come lancio la piattaforma in versione demo, e adesso abbiamo lanciato la versione Real Money a questo. Fantastico, fantastico. Quindi va bene, siete partiti da pochissimo, avete fatto un lungo percorso, lungo relativamente come numero di ostacoli superati per arrivare alla fase attuale in cui siamo, in una fase di pre-order. Giusto? Siete partiti da poco con una fase di pre-order che offre alcuni vantaggi agli utenti che si iscrivono in questo periodo di tempo, che vi prego di descrivere e di dettagliare nel modo più chiaro possibile, così anche gli utenti che ci ascoltano sanno di cosa stiamo parlando. Certo. Dunque, il preordine è un'occasione per sottolineare il lancio di Enot. Quindi stiamo partendo con il primo vero catalogo
disponibile in piattaforma e al tempo stesso stiamo incentivando gli investitori, come hai anticipato tu, sia con metodologie diciamo di cashback, quindi incentivi più finanziari, ma è anche una forma di vera e propria portiamo a bordo, partiamo, una sorta di celebrazione del lancio, se vogliamo. Quindi abbiamo proprio scelto questo primo catalogo, che è quello di Irma Records, quindi un catalogo storico con più di 30 anni di track record, una stabilità pazzesca, perché stiamo parlando del 3,8% di standard deviation dei rendimenti anno year over year, che quindi stiamo parlando di del fatto che l'income generation, quindi, è particolarmente stabile e si può prevedere facilmente, diciamo. Quindi volevamo partire offrendo, diciamo, uno zoccolo duro agli investitori che stanno partendo con Enote, di fatto stanno salendo insieme a noi in questa nuova avventura e in questa maniera creando la base del loro futuro portafoglio di royalties, perché di fatto si può partire con Irma stabile e poi successivamente, quando lanceremo alla fine il 28 di luglio con nuovi cataloghi sulla piattaforma, si può cominciare a diversificare, a giocare un pochino con magari con una, si può un po' usare un pochettino di più, speculare, si può come dire, costruire il proprio portafoglio come si fa di fatto in borsa. Esatto. Al di là di questo aspetto, come dire, un po' più sentimentale, se vuoi, c'è proprio l'aspetto anche finanziario, quindi cashback. Quindi stiamo parlando di un 5% di letteralmente viene restituito agli investitori una volta conclusa l'asta, e inoltre c'è il fatto di non pagare le distribution fees per 2 anni. Perché quello che succede su Enote, quando distribuiamo le royalties agli investitori dopo che vengono generate, viene trattenuta una distribution fees. Da parte vostra. No, esattamente. Volevamo, diciamo, ulteriormente incentivare questo catalogo in questa maniera qua. E il preordine finirà il 28 di luglio, questo significa che fino ad allora ci sono tutti questi vantaggi e successivamente si passerà nel mercato secondario, che quindi significa non c'è più il meccanismo di asta, ma si compra direttamente le singole azioni al prezzo di mercato corrente, diciamo. Ci sarà anche un differente aspetto di distribution fees e via dicendo. Matteo, spieghiamolo bene. Allora, voi state piazzando fino al 28 luglio, se non sbaglio, sì, il catalogo di Irma Records, che è un'etichetta italiana, che ha una serie di artisti al suo interno. Sì, ci sono che vanno dal house, all'hip hop, al jazz, alla bossa nova, veramente estremamente diversificato. Persino ci sono le canzoni del soundtrack di Sex and the City, per esempio. Ah, fantastico. Ok, questo catalogo, il valore di questo catalogo che voi state piazzando è di 200.000 euro, corretto? Questo è il 10% del valore del catalogo, perché il catalogo è valutato 2 milioni di euro. Ok, perfetto. La fase di asse, di preordine di cui stiamo parlando, come funzionerà nella pratica? Ok, io mi iscrivo alla piattaforma, devo depositare i soldi che voglio utilizzare sulla vostra piattaforma, corretto? Esatto, corretto. Ogni pezzo di stock, di azione che io voglio acquistare vale 20 euro, perché questo è il valore che avete stabilito in questo momento. Quindi io posso preordinare un certo numero di azioni di questo catalogo. Fermatemi se sto dicendo baggianate. No, è assolutamente corretto. Okay. Il concetto di preordine vale fino al 28 di luglio, quando ufficialmente Enote viene... apriamo tutta la piattaforma, quindi ci sono diverse pagine ulteriori accessibili agli utenti, agli investitori. Okay. Ma in realtà si potrà continuare a investire su Irma Records, a meno che viene ovviamente, come si dice, completamente esaurita tramite la fase di preordine, altrimenti continua fino alla fine di agosto praticamente. La fase d'asta, chiaramente. Sì, fase d'asta, scusami. Sì, parliamo di asta perché alla fine
il costo non è quello che è stato stabilito? No, allora, iNode Music funziona in tre fasi. Fase d'asta, fase del mercato secondario, che è la fase e la fase delle distribuzioni. Quindi, nella fase iniziale, replichiamo esattamente come funziona un IPO. Quando vuoi fare un IPO al Nasdaq, c'è un prezzo richiesto dal private equity, insomma, dall'investitore uscente, quindi c'è un prezzo di partenza e poi vengono raccolte le bid, quelle si chiamano le offerte da tutti gli investitori, vengono ordinate dalla più bassa alla più alta. Il prezzo che soddisfa la quantità di vendita minimo è quello che è sostanzialmente al quale si conclude l'asta. Si tratta del metodo della Dutch Auction Method, il metodo olandese di pricing, quello viene usato per prezzare i titoli di Stato, ad esempio. Quindi si parte da un prezzo minimo di 20 euro, vengono raccolte offerte dagli investitori e poi il prezzo minimo che soddisfa la domanda. Ci aspettiamo in questa fase di avere, sostanzialmente partiamo da 20 euro per il catalogo di Irma, è un catalogo abbastanza grosso, parliamo di 200.000 euro, poi 2 milioni in totale, pensiamo di il prezzo finale sia comunque di 20 euro. Non ci aspettiamo che salga. Dopo questa fase c'è la fase di trading, quindi la fase di trading chi ha acquisito nel mercato primario ha la possibilità di vendere, c'è il bid-ask. Perfetto. Quindi, in questa prima fase però io quindi posso offrire anche di più di 20 euro per un pezzo di azione, diciamo così. Esattamente, così hai la possibilità di assicurarti in qualche modo di avere le quote, di avere il numero di azioni per le quali stai facendo l'offerta. E comunque il prezzo non sarà mai più alto di quello che tu inserisci. Se tu inserisci un prezzo di 24 e il prezzo finale è 20, tu comunque vai a pagare 20 per singola azione, anche se tu hai inserito una bid più alta, semplicemente per ordinare, per impostare. Diciamo che la vera funzione dell'asta avviene se si va in oversubscription, diciamo, no? Ok. Si serve, è il solito metodo di allocazione delle azioni quando c'è un oversubscription, chiaramente. Perfetto, chiarissimo, per me è abbastanza chiaro. Il cashback è immediato sulla cifra che io vado a versare o sulla cifra che vado a prenotare? Ad esempio, io verso 100 euro, prenoto 5 quote, ottengo subito un cashback del 5%, se non sbaglio? Esatto. Ok, quindi vengono accreditati quei... Il giorno dopo la chiusura dell'asta. Esattamente. Ah, ok, il giorno dopo la chiusura dell'asta, quindi bisogna aspettare il 28 luglio. Esatto, quando c'è l'assegnazione delle azioni, andiamo subito immediatamente a applicare il cashback, e quindi sostanzialmente l'investitore, se è investito l'interesse del capitale inserito, si trova con della liquidità. Perfetto, ottimo, abbastanza chiaro. Allora, io qui vedo già delle domande, se vogliamo stopparci un attimo dalla nostra scaletta. Vabbè, quali sono i vantaggi del pre-order? Visto, abbiamo appena risposto e anche quanto dura. Io andrei in ordine, questa abbiamo già risposto, però ve la metto qui, non so se riuscite a leggerla. Allora, buonasera a tutti da parte di Dennis. Prima parlavate di un ritorno stabile, è quantificabile in percentuale oppure, dato il settore particolare, non è possibile avere un obiettivo di ROI? Questa no. Domanda forse per Matteo, per Marzio. No, Marzio, no, a livello di ritorni vado io. Il ritorno sull'investimento, quello che ritorno on investment, IRR, yield di distribuzione annuale sostanzialmente, è basato sulla generazione di cassa storica di un catalogo. È molto importante dire che noi non impostiamo sulla piattaforma un listing, sostanzialmente la possibilità per un catalogo di essere acquisito da investitori, a meno che non ci sia un profilo di generazione di, cioè, dei rendimenti storici, se vogliamo. Noi andiamo a vedere quanto il catalogo ha generato negli ultimi 3 anni. Tendenzialmente lavoriamo con almeno 5 anni, minimo comunque sono 3. E poi andiamo a fare delle proiezioni sostanzialmente basandoci su una costanza di generazione nel futuro. Ci sono dei cataloghi che, come quello di Irma, sono particolarmente stabili. Il catalogo di Irma, come diceva Matteo, esiste da 30 anni, è abbastanza un caposaldo del mondo musicale italiano. È passato da anche al Festival Bar, se vogliamo, cioè, ha un po' di titoli che sono passati al Festival Bar, qualcuno si ricorda. Io mi ricordo, sono abbastanza vecchio per ricordarmi. Quindi, basandoci su questa generazione di revenue, questa generazione di cash flow, di royalties appunto del catalogo, si va a individuare quanto può essere quello che il catalogo genererà nel futuro. Ci sono dei cataloghi che adesso sono particolarmente esposti allo streaming, stanno crescendo tanto,
però anche in quel caso si prende la media degli ultimi 3 anni per il prezzo, per non esporci a considerare l'ultimo dato, quindi quello più alto, come quello che andrà a permanere nel futuro. Ok, quindi sul catalogo di Irma, su che cifre siamo, su che percentuali siamo, se vogliamo dare? Sì, non so se quando acquisti sul mercato ci sono questi dati disponibili. No, assolutamente. Quello che è importante per noi è totale trasparenza di quanto ha fatto il catalogo, okay, di cosa c'è dentro il catalogo, chi c'è dietro al catalogo. Questo è fondamentale per noi. E, il catalogo di Irma ha generato in media sui 230-240 mila euro negli ultimi 3 anni, ci sono statistiche anche riguardanti gli ultimi 5 anni, sono assolutamente visibili e consultabili alla nostra piattaforma, corrispondendo a un prezzo di 200 mila euro per il 10% che viene, e le royalties che vengono distribuite per 12 anni, si calcola un IRR, diciamo, per l'investitore su base annua del 6,5%, considerando l'acquisto durante il preordine, chiaramente. E quindi quello che noi andiamo appunto a dimostrare, a far vedere all'investitore tramite la piattaforma, è una generazione ipotizzata costante, chiaramente a livello di modellistica finanziaria, per la durata del catalogo, della vendita del catalogo in piattaforma. Quello che è molto importante per noi, e questo ci viene domandato spesso, è come vi proteggete dal mercato dei bidoni, sostanzialmente. Sì. Perché, per come fate a sapere sostanzialmente che il catalogo non venga venduto, perché chi lo vende sa che c'è un qualcosa, che cadrà nel... Sì, qualche magagna, qualche artista zoppo. Perché ce lo teniamo dentro. Non permettiamo mai la vendita totale del catalogo. Permettiamo solamente una vendita massimo di maggioranza meno uno, se vogliamo. Vogliamo che il venditore, che sostanzialmente è anche quello che amministra, gestisce il catalogo, nel file management, fa in modo che venga usato a livello e che la raccolta di royalties continui normale, rimanga sostanzialmente come co-socio degli investitori in piattaforma. Sì, il concetto è proprio incentivare l'attuale proprietario del diritto a fare ancora meglio il suo lavoro grazie all'iniezione di liquidità da parte degli investitori tramite note. Esatto, esattamente. Ma questo è molto importante, perché una delle componenti interessantissime del catalogo di Irma e di altri cataloghi che vedrete a luglio è l'inclusione di tracce future. Quindi tu non stai acquisendo esclusivamente un catalogo con 10.100 tracce adesso, sono già cresciute, ma stai acquisendo un catalogo che adesso ha 10.100 tracce. Quello che verrà prodotto in questo caso, da questo editore, che verrà acquisito, rientrerà a sua volta all'interno dello stesso catalogo nel futuro. Quindi se ci sono degli artisti emergenti nei quali questo editore investe, nei quali lui crede e che produce, che magari crea una hit estiva nel 2021, 2022, nel futuro, queste royalties fluiranno all'interno del catalogo. Fluiranno all'interno del catalogo. Questo è molto interessante, non l'avrei detto sinceramente, visto che il catalogo pensavo fosse un blocco monolitico con quegli artisti, invece no, c'è la possibilità. Quindi sì, possiamo dire che con Irma siete andati, diciamo, sul sicuro per questa vostra partenza della piattaforma. Cioè non c'è... Siete andati sul sicuro, possiamo affermarlo ad occhi chiusi. No, ma esattamente, infatti, come spiegava Matteo, è la motivazione per la quale abbiamo deciso di mettere Irma in fase di preordine, perché è davvero una pietra miliare del mondo musicale italiano. Ha una generazione di cassa, delle royalties estremamente stabili. Parlavamo di standard deviation anno su anno del 3,8%, bassissima. Sì, sì. Siamo a tutti i canali di distribuzione di un prodotto musicale. Quindi sì, no, siamo particolarmente soddisfatti, ovviamente. Ma allora vi faccio una domanda scomoda: ma qual è il rischio nell'investire con la vostra piattaforma? Allora, qual è il rischio vero che un investitore dovrebbe prefissarsi e dire ok, a parte diciamo, ovviamente la liquidità che è vincolata al mercato, quindi se trovo un acquirente alla cifra che voglio io, va bene, riesco a uscire dall'investimento. Altri tipi di rischio, quali sono? Allora, il rischio del mondo musicale è un eventuale trend ribassista nel catalogo. Vuol dire che se ci sono dei cataloghi particolarmente esposti a un singolo artista, ci può essere una diminuzione di popolarità dell'artista, nel senso che l'artista viene ascoltato meno
certo. su Spotify oppure in altri tipi di contesti. Oppure può esserci una crisi del genere. Se si va a investire nel trap adesso, tra 5 anni potrebbe non avere comunque la stessa appeal, diciamo, per il... Speriamo. C'è una strega che sono i gusti musicali. Certo, no. Ovviamente chi compra quel catalogo poi andrà su Spotify ad ascoltare continuamente quelle canzoni. Esatto, tra l'altro, questo è un altro canale a parte, adesso possiamo parlare, questo è molto interessante come tematica. Però quello che è importante andare appunto a considerare che cosa c'è nel catalogo. Se si va a parlare di un catalogo che ha una diversificazione per genere, per artista, per quando le canzoni sono state composte, per differenziazione territoriale, cioè da dove vengono le royalties di un determinato catalogo, chiaramente ci sono dei cataloghi che sono regionali, magari, ad esempio vanno magari solo in Italia, perché magari sono in lingua italiana, oppure addirittura parliamo di un qualcosa di folcloristico, chiaramente non hanno una generazione che viene dagli Stati Uniti, non raccolgono royalties. Invece ci sono altri tipi di cataloghi, tra cui questo di Irma, che ha dentro i pezzi jazz, brasiliani. E sono più trasversali. Quindi questo è trasversale, quindi loro ad esempio hanno una divisione in Giappone, oppure parlavamo con un altro catalogo, con un altro editore che hanno cataloghi che sono catalogo tedesco che però fa praticamente tutto dall'estero. Quindi a livello di esposizione al singolo territorio è molto basso. Quindi la diversificazione, questo, è per questo che non ci focalizziamo sul catalogo, non su canzone. Sarebbe più facile dire investiamo in canzoni. No, investi in canzoni ma attraverso catalogo. Perché il catalogo ti permette di avere un ventaglio di diversificazione sostanzialmente organica, no? All'interno del... Come se fosse un ETF, un piccolo ETF. Noi abbiamo adesso anche, come forse ci eravamo sentiti, ti ricordi? Sì, mi avevi detto, sì. Abbiamo... Non spoileriamo nulla. diciamolo alla fine. No, diciamolo alla fine, che c'è gente che può essere interessata. Assolutamente. Io vi visualizzerei un'altra domanda di Aldo Lazzaroni. Come viene calcolato il valore del catalogo? In base a cosa è stabilito l'offer price della prima offering? Bene, lascio a voi la risposta. Vado io? Allora, a livello di valutazione, i cataloghi, noi quando abbiamo fatto la fase di market validation continuavamo a entrare in contatto con questa parola, il concetto di multiplo. Ok. Quanto è il multiplo del tuo catalogo? A quanto è stato scambiato l'ultima volta un catalogo in base al multiplo? Il multiplo è una figura molto importante nella valutazione del prodotto musicale, del catalogo musicale, e rappresenta sostanzialmente quanto è il prezzo rispetto a quanto il catalogo ha fatto o l'anno scorso o nella media degli ultimi 2 anni, 3 o 5. Quindi sostanzialmente è come il PE ratio che vediamo nel mondo finanziario, sostanzialmente il price earning, con la grande differenza che in questo caso non esiste differenza a livello musicale tra revenue, costi, EBITDA, EBIT, eccetera, eccetera. Ma il tutto coincide, perché quello che viene generato di royalties a livello di revenues viene distribuito immediatamente. Quindi il multiplo non è altro che il prezzo di un catalogo rispetto a quello che è il cash flow del catalogo, a quanto entra in tasca direttamente all'investitore. Quindi è una misura estremamente pura, se vogliamo, okay. È la ragione per la quale tutti lo utilizzano. Quindi, per tornare alla domanda, come vengono valutati, si utilizza spessissimo il concetto del multiplo, cioè quanto lo sto pagando rispetto a quanto ho fatto l'anno scorso. I multipli, parlando di cessione a tempo indeterminato di un catalogo, viaggiano tra il 6 e il 16. Possono scendere sotto il 6 se ci si aspetta che un catalogo sia in decrescita nel futuro, però comunque c'è qualcosa di interessante. Raramente sta sul 16. Penso che c'è stato un catalogo che è stato acquisito... che conteneva canzoni di James Brown, Elvis Presley, CDC, nel 2017 a un multiplo di 16, però valeva 250 milioni. Quindi capito che parlando di cataloghi di dimensione medio-piccola, diciamo che questi due estremi sono raramente toccati. Per quanto riguarda la prima offer, quindi il catalogo di Irma, in questo caso parliamo di una vendita a tempo determinato, perché dopo 10 anni la proprietà ritorna al venditore, quindi ritorna al... ritorna a Irma Records, okay. E quindi utilizziamo l'approccio dell'IRA, del rendimento. Qual è il prezzo che va a generare un rendimento che va sostanzialmente a mettere d'accordo la domanda e l'offerta? Il nostro lavoro non è assolutamente quello di andare a impostare
e andare a imporre sostanzialmente una valutazione a una valutazione di mercato. Esattamente. Il nostro mestiere è quello di far incontrare una domanda e un'offerta di domanda di capitale, offerta di capitale. Questo è quello che facciamo. Chiaro. Ma quindi hai detto che dopo 10 anni la proprietà del catalogo torna a Imma Records, in questo caso. 12 anni. Cosa succede? Vengono riacquistate le mie quote? No, semplicemente la distribuzione in questo caso del 10% di royalties a te investitore cessa. Quindi sostanzialmente tu nel frattempo hai ottenuto il capitale tramite le royalties che sono state pagate nel corso del tempo e il diritto sottostante di cessione appunto delle royalties e pezzi di flussi di cassa rimane all'editore. Ho capito. Va bene. C'è un'altra domanda in inglese, lunghissima, di Umberto, che se volete vi leggo, non so se riuscite a leggerlo anche voi, nella chat, nella colonna public. Sì. Ok, allora, how can I consistently produce investment return from something so subjective as music? Allora, la domanda di Umberto è come faccio a stabilire o comunque consistently, come lo traduciamo consistently? Provo a tradurla. Allora, come uno può in maniera continua, se vogliamo, produrre dei ritorni dall'investimento da qualcosa di così soggettivo come la musica. Esatto. Se prendo in considerazione le liquidità del mercato e il profilo di rischio dell'investimento, il primo offering, quindi il primo listing, il primo catalogo, sembra che di offrire un ritorno 6,7% sul capitale investito. Lì si interrompe la domanda, penso che sia troppo lunga. Sì, la vedi nella colonna di destra, tutto il resto della domanda. Proprio piccolo, quindi quello mi spesso non ce la faccio. Okay. Allora, la first offering, sì, on the lower end, similar time, sì, è molto simile come percentuale di ritorno ad altri investimenti. Perché dovrei considerare di investire in musica come una possibilità di investimento sicuro comparato ad altri investimenti? Insomma, Umberto, abbiamo cercato di tradurre dall'inglese. No, è una domanda a tre fasi. Sì, esatto. Allora, il primo punto di vista è come è possibile ottenere degli rendimenti da qualcosa di soggettivo. Ma questo è molto particolare, molto interessante effettivamente. Il fatto che la musica è sempre stata vista come un'arte, un qualcosa al quale ci sentiamo attaccati sentimentalmente in qualche modo, ma che non abbiamo mai visto come un prodotto di investimento. Cosa invece strana dal mio punto di vista è che vediamo un po' come qualcosa di investimento, come un prodotto di investimento, l'arte stessa, l'arte figurativa, che è qualcosa che invece non ti paga royalties. Quindi la musica, che è un prodotto molto più simile a un'azione, a una società che paga dividendi, che non è neanche la discrezionalità di non poter pagare dividendi, perché la musica genera royalties, che l'editore o che l'autore la lavori o no, intanto che viene ascoltata sostanzialmente, non sia mai stata considerata come investimento. Quindi in realtà la produzione di rendimenti deriva proprio dal fatto che il prodotto musicale è sfruttato, viene ascoltato, e genera ritorni royalties molto spesso in maniera passiva. Infatti quello che citiamo molto spesso come un fattore molto importante da considerare a livello musicale è la stabilità nei gusti musicali. Giuseppe, mi pare di aver capito che non ti piace il trap. Assolutamente. Anche tra 5 anni. Però al contempo invece, se sei particolarmente amante di un genere musicale, è molto probabile che per una serie di situazioni continui ad ascoltarlo anche l'anno prossimo, tra 2 anni, tra 3 anni, eccetera. Questo discorso vale soprattutto anche per il tuo artista preferito. Quindi dopo che il catalogo è decollato, quindi che si vede che piace al consumatore, e non è semplicemente vicino alla fase di picco che poi dopo scende, quindi noi superiamo la fase di picco, vediamo che è interessante per il consumatore, quindi continuerà a generare molto probabilmente delle royalties perché è una questione artistica interessante da ascolto, e da lì si va a valutare la possibilità di costanza della generazione di royalties nel tempo.
perché andare a investire in musica per la generazione di income, per la generazione di rendimenti nel tempo. Ci sono poche altre asset class. Comprare una cash cow. Sì, è bravo, esattamente. Il concetto di musica può essere... Spesso si parla di cash cow. Quando si va a valutare una società, investire in questa società o no, quando ti menziona la parola cash cow, tutto in fibrillazione, bellissimo. Una cash cow, produzione di reddito, sostanzialmente senza dover fare nulla. E questo è quello che noi vogliamo offrire in qualche modo. Quindi è la possibilità di non dover andare a comprare la frazione dell'unità abitativa nel paese in via di sviluppo per andare a ottenere un rendimento superiore al 2,5% che ti offre lo standard Poor's 500 in termini di dividend yield, bensì di andare in un qualcosa che capisci di più, quindi di andare su un genere magari che daremo la possibilità di investire in futuro sotto questo punto di vista, o in un catalogo che ha una storia tutto tondo e che si può consultare, si può vedere, ha track record, eccetera. Quindi il track record musicale messo insieme con la generazione di income che lo rende particolarmente appetibile, dal mio punto di vista. Altri vedono, lui è un po' più risk taker e lui vede più il profilo di crescita, che per lui è interessante in un determinato catalogo. Altri vedono la diversificazione. Io voglio avere un portafoglio che, adesso siamo così all'undicesimo anno di bull market in America, insomma, perché comunque, nonostante la pandemia, siamo praticamente ancora on top rispetto all'inizio dell'anno. Quindi qualcuno dice, io vorrei creare un portafoglio che sia in qualche modo robusto all'eventuale discesa di mercato che mi aspetto che succederà nei prossimi anni. Poi c'è anche un discorso, se vogliamo, passami il termine, di alta marea, nel senso il cambiamento tecnologico che sta coinvolgendo il modo in cui le persone consumano musica, sta influenzando, sta letteralmente alzando un po' i rendimenti delle royalties a livello proprio globale. Se vai a vedere a livello storico, 10 anni fa i multipli dei cataloghi erano più bassi di adesso, quindi questo vuol dire che all'epoca producevano un po' meno royalties di adesso. Quindi con il proliferare delle piattaforme, esattamente, secondo me è esplosa questa... Scusami se ti ho interrotto, Matteo. Dicevo, con il proliferare delle piattaforme tipo Spotify, di streaming, secondo me era più difficile generare delle royalty corpose anche a livello mondiale. Adesso abbiamo una pletora di modalità. Scusami, Matteo, continuo. No, niente. Assolutamente, assolutamente, perché basta pensare, non è solamente Spotify, c'è anche i contenuti video al quale vengono poi sincronizzati, certo, in termine tecnico, contenuti di canzoni vere e proprie, anche quelle stanno generando royalties che vanno poi a confluire nel catalogo di fatto. Quindi è un po' cavalchiamo l'onda lunga di la marea che sta salendo di questo mondo, diciamo. Diciamo, c'è stato il crollo dovuto alla pirateria, alle persone che copiavano i CD piuttosto che scaricavano la musica dai mule, ma adesso ormai la pirateria quasi non esiste più, perché tutti di fatto utilizzano metodi legali per ascoltare musica, che è streaming. Anche banalmente l'utilizzo gratuito di Spotify comunque genera meno royalties, ma genera comunque royalties per gli aventi diritto, perché le pubblicità, certo, stanno foraggiando la produzione di royalties di fatto. Quindi è proprio un cambiamento, se vogliamo, di business model dell'industria musicale che secondo noi merita di essere sfruttato dagli investitori, se vogliamo. Sfruttato magari la parola sbagliata, però gli investitori meritano di avere accesso a questo mondo, secondo me. Ma no, secondo me è un'occasione per diversificare unica. Cioè, io prima di adesso non avrei mai pensato di poterlo fare. È un'opportunità, secondo me, da cogliere al volo, come dicevi tu, anche per sfruttare l'onda, speriamo in salita, di moltiplicazioni di income su questo tipo di diritti. Vedi, comunque, Giuseppe, come dicevo, ci sono il tridente, no? Ognuno ha a quello che più gli fa gola. Io, esatto, sono una generazione di royalties costanti nel tempo. Immagina che è un grande capitale, dove lo metti per generare magari 5% all'anno? Non puoi, è molto difficile magari finanziare. Matteo è più lato crescita, tu sei lato diversificazione invece. Esatto. Bene, bene. Vi posto un'altra domanda. Allora, che tipo di diritti reali si hanno sull'asset?
e in che modo vengono restituite le royalties? Ecco, questa è una domanda che volevo farvi anch'io. Le royalties vengono distribuite in maniera mensile, trimestrale, e se poi si possono prelevare quando si vuole? E la prima domanda è: che tipo di diritti reali si hanno sull'asset? Sì, allora, assolutamente. A livello legale, quello che viene ceduto è il diritto alla percezione, a ricevere un flusso di royalties nel tempo. Quindi è un prodotto su base contrattuale, abbiamo il concetto su cui si basa è il listing order, che è il prodotto principe, è il documento legale sulla base del quale è appunto consultabile per il singolo catalogo, sulla base del quale viene decretata il diritto dell'acquirente con totale numero di azioni in piattaforma di ricevere la percentuale corrispondente di royalties nel tempo. Non viene ceduta la proprietà intellettuale sottostante per un semplice motivo. La proprietà intellettuale dà, oltre chiaramente alla possibilità di ricevere i flussi economici, i flussi di cassa, quindi un approccio finanziario, anche la possibilità di gestire, di utilizzare il prodotto sottostante. Quindi immaginiamo di dividere in 10.000 azioni la possibilità di dare licenza alle canzoni di Morricone, mettiamo, le canzoni di Jovanotti. Cioè non vediamo l'utilità di dare all'investitore finale, all'investitore diciamo finanziario, la possibilità di avere l'interesse dei diritti, lasciamo stare chiaramente quelli morali, di utilizzazione di un'opera. È come dire, quando investo in Apple, sì, ho la possibilità di votare all'assemblea degli azionisti, però non ho la possibilità di chiamare il CEO e di farmi mandare un iPhone a casa, se vogliamo, sotto questo punto di vista. Quindi quello che viene ceduto è la possibilità di ricevere le royalties al pari di, come pari passo con l'avente diritto originale. E la seconda parte di domande, in che modo vengono distribuite le royalties? Allora, a livello di modalità ci sono tante modalità di distribuzione delle royalties, di collection delle royalties, vuol dire a seconda che si parli di un canale di, ad esempio i concerti, quando c'è un concerto, se parliamo di diritti editoriali, c'è la SIAE che va a chiedere una quota che poi va a distribuire all'avente diritto. Su streaming si va direttamente a parlare con Spotify, con YouTube, Apple Music, Amazon Music, eccetera. E in questo caso se ne occupano il caso discografico, l'editore. Qua è importante appunto la parte business, perché sennò figurati quanti autori e quanti artisti ci sono. Stare dietro sarebbe molto complesso. Quello che fa Enot è andare a raccogliere le royalties da chi già le pagava prima, quindi noi non facciamo un'attività di collecting, non andiamo a sostituirci in Italia alla SIAE, non andiamo a sostituirci al distributore che va a parlare con Spotify. Noi parliamo con questi player, andando tranquillamente direttamente a ricevere una percentuale di questo e a distribuirla agli investitori. Come se fossimo un editore, l'editore in questo caso cedente, o l'artista, o la casa discografica. Quindi ci mettiamo allo stesso livello e andiamo a dialogare con i player che si occupano di raccogliere le royalties ogni volta che la musica è cantata. A livello di distribuzione, che frequenza? Ogni quanto Spotify distribuisce, ogni quanto la SIAE distribuisce, ad esempio. Questo varia molto. Ci sono varia appunto da canale. Ad esempio la SIAE paga una volta in semestre, però c'è la possibilità di, ad esempio, di chiedere degli anticipi, e quindi vuol dire una volta ogni su base trimestrale. Ad esempio ci sono dei player per le sincronizzazioni, vuol dire editori con i quali un editore collabora, che magari fanno usare la tua canzone come colonna sonora della pubblicità in Sud Corea. Perfetto, in questo caso ti pagano su base mensile. Molto raramente si va a pagare su base annuale. Fai che la frequenza vada al mensile per flussi di cassa abbastanza più bassi di entità, trimestrale è la norma, fino ad arrivare alla semestrale nel caso delle collecting tradizionali, quindi SIAE, SACEM, GEMA, a seconda del territorio. Quindi, diciamo, in media, mensilmente, ogni tot mesi, mi vedrò accreditato sul mio conto di Anot la mia percentuale di royalties. Esatto, secondo me Dennis aveva anche un intento proprio pratico, diciamo, come vengono restituite le royalties, secondo me significa anche
esatto, come dicevi tu, ti vengono accreditate sul tuo conto, poi da lì puoi scegliere o le reinvesti comprando delle altre azioni di catalogo, o semplicemente, come si dice, richiedi il pagamento sul tuo conto corrente bancario e nel giro di un paio di giorni ricevi le tue royalties. Come se fosse un dividendo, esattamente. A livello di modalità, no? Perfetto. Diamo un esempio concreto, ad esempio il catalogo di Irma, se chiudiamo il preordine il 28 di luglio, già alla fine di luglio, quindi quando chiudiamo, riceve le royalties dalla SIAE della seconda metà del 2019. Quindi il catalogo di Irma in questo momento ha sia un 5% di cashback che viene da Inote, sia una distribuzione di royalties praticamente immediata data dalla SIAE che va a distribuire quello che aveva generato nel 2019. Quindi è, diciamo che c'è un doppio cashback, se vogliamo. È molto importante stare sulla nostra piattaforma, e qua scusami concludo, stare attenti a quelli che sono i flussi di notizie, perché noi sulla base delle notizie andiamo a identificare quali sono i momenti di pagamento di royalties del singolo catalogo. Benissimo. Penso che abbiate risposto. Dennis ci dice sotto nei commenti, molto interessante. Allora, qui arriviamo a una serie di domande. Come siete messi? Siete belli carichi? Vai. Sì, purtroppo abbiamo un po' l'aria condizionata che fa 15, adesso ci siamo. Siamo a 51 minuti. Siamo a 51 minuti di diretta. Allora, siamo arrivati alla domanda una domanda sulla tassazione da parte di David. Per quanto concerne la tassazione, che penso vogliano chiedere in molti, infatti, fate da sostituto d'imposta, grazie anticipatamente per la risposta. Qui tutto vostro l'argomento. Allora, discorso sostituzione d'imposta, no, non facciamo da sostituto d'imposta, quindi quello che viene a livello annuale o se necessario anche più frequentemente a seconda della necessità del singolo investitore, se ha bisogno di una granularità più frequente, facciamo un'emissione di, diciamo, uno statement in cui dichiariamo quanto è stato, cosa possiede l'investitore, quanto è stato distribuito in royalties, eventualmente se ha avuto dei capital gain e via dicendo, ma poi sta all'investitore dichiararlo nella propria dichiarazione dei redditi annuali. Sì, diciamo che esattamente, questo è per noi alla fine dell'anno, nei mesi successivi diamo questa possibilità in piattaforma, ovviamente adesso è totalmente presto, potrò fare per il 2020 anzi, però quello che è importante è considerare che noi siamo una piattaforma, questo non abbiamo parlato, noi siamo basati in Lussemburgo, siamo nati lì in Lussemburgo, abbiamo una forte presenza italiana, però abbiamo un approccio internazionale, parliamo con cataloghi tedeschi, UK, spagnoli, ci stiamo provando adesso, stiamo cercando il player perfetto per dal punto di vista commerciale. Quindi abbiamo degli investitori che magari sono brasiliani, molti sono US, UK, insomma grandi parti del mondo, tante parti del mondo. Quindi per poter attuare agire come sostituto d'imposta sarebbe estremamente complesso, se non impossibile, soprattutto perché in alcune regolamentazioni fiscali le royalties non hanno un regime particolare e sono abbastanza lasciate al caso. In Italia c'è un regime fiscale specifico che sostiene che per reddito di persone fisiche debba essere incluso tra i redditi diversi, con una deduzione del 25%. Quindi vuol dire che sostanzialmente tu lo tassi aliquota IRPEF per il 75% del totale. Quindi se l'aliquota IRPEF, partiamo da quella bassa del 23%, abbiamo il 75% del 23% che è intorno al 17%, l'aliquota IRPEF più bassa. Quella più alta che invece sta al 43% lo fai al 75%, quindi è un'aliquota marginale del 32%. Quindi diciamo che l'aliquota marginale nel regime fiscale italiano, parliamo dell'Italia, varia tra il 17% e il 32%. Un normale strumento finanziario va sul 26%. Quindi in questo caso, a seconda quello che chiaramente è il reddito, la fascia di reddito è più o meno il range questo. Quindi va tassato con la propria tassazione IRPEF, stiamo dicendo questo?
Sì, allora, noi non agiamo come... No, no, certo. ...fiscali. Off the records, questa è la procedura che viene consigliata da voi. Per royalties ottenute a titolo oneroso. Cosa vuol dire? Sostanzialmente nel quale non sei l'originario, non sei il creatore dell'opera, bensì l'hai acquisita da... A titolo oneroso vuol dire che non sei non è la perdita, sostanzialmente. Capisco. Un terzo. Va bene, speriamo di aver risposto alla domanda. Ci sono altre domande? Volete rispondere? Cosa volete fare? Vedo quella lì sulla sicurezza di Alessandro, che secondo me merita di essere risposta. Sì, e anche... Sì, c'è anche... Ok. Immagino abbiate un partner di tecnologico come istituto di pagamento che, se non sbaglio, è MangoPay. Sì, che non conosce nessuno, bensì è, nonostante ciò, è regolato dalla SSSF. Allora, noi siamo in Lussemburgo. Facciamo delle parole su Lussemburgo, perché siamo in Lussemburgo? Vai, vai. Interessante. Vado io. Allora... La domanda che ci viene chiesta spesso è: perché siete in Lussemburgo per questioni fiscali? Ha ragione, no. Ci siamo ritrovati in Lussemburgo, abbiamo individuato l'opportunità di business. Io avevo la mia attività lavorativa, Matteo la sua, Gregoire la sua. La nostra vita precedente. Esattamente. E abbiamo trovato nel sistema economico, politico anche in realtà, lussemburghese, un terreno davvero fertile per la creazione di imprese. Nel senso che è molto più facile a livello burocratico, ci siamo trovati davvero bene a livello di incentivi, a livello di network, è molto facile effettivamente andare a conoscere sostanzialmente dall'incubatore, che alle fasi iniziali aiuta tanto, a concorsi per visibilità, quindi Lussemburgo ci ha aiutato tanto. Ecosistema startup molto forte. Esattamente. E quella è una loro... politica che adesso stanno seguendo per diventare Startup Nation. Nel frattempo ci troviamo anche in un sistema finanziario e regolamentare molto solido, che viene percepito tra i più in qualche modo solidi e rispettabili al mondo. Quindi abbiamo dovuto interagire con la SSSF, che se vogliamo è la Consob lussemburghese, perché noi alla fine della fiera andiamo a gestire delle transazioni comunque monetarie, e la quale ci ha chiesto come requirement per ottenere permesso per fare impresa a livello di Not Music di operare con un player regolamentato. Cioè, regolamentato e controllato dalla SSSF. Questo player in Lussemburgo non sono tantissimi, non è PayPal, che non è regolato dalla SSSF, bensì si chiama MangoPay, che è un'entità appunto che la SSSF si fa auditing... Sì, a parte il nome terribile, comunque utilizzato da N piattaforme... ci sentono, Ok, sì, ops. No, vabbè, a parte gli scherzi, utilizzato perché di fatto forniscono i wallet e danno una forma di IBANizzazione al tuo wallet, quindi di fatto permettono una segregazione totale degli asset da parte... dalla piattaforma all'investitore. Quindi come funziona a livello... di sicurezza delle transazioni, ci sono i wallet degli investitori e il loro account su Not Music. Noi di fatto interagiamo su entrambi e permettiamo lo scambio di denaro, da una parte passa il denaro e dall'altra arrivano le azioni, diciamo, questo è un po' il circolo. E poi c'è un discorso di blockchain, quindi noi utilizziamo si dice in background, se vuoi, come forma di ulteriore sicurezza e trasparenza, una blockchain privata che abbiamo sviluppato internamente per poter tenere traccia di tutte le transazioni, di tutto quello che succede, quindi per poter dare un po' di tranquillità in più agli investitori, se vogliamo, perché è immodificabile di fatto, quello che succede succede, quello che non succede non succede, non è che c'è un server centrale e che può essere hackerato piuttosto che modificato. Comunque spezziamo una lancia per MangoPay, siamo contentissimi di MangoPay, insomma, effettivamente a livello di nome, secondo me, però è un player assolutamente estremamente affidabile, siamo davvero contenti, hanno un API che funziona da Dio, quindi siamo davvero soddisfatti, insomma, del player.
Assolutamente, penso di sì. Io con la mia esperienza sulle altre piattaforme di crowdfunding e crowdlending, le altre piattaforme sono Lemonway oppure Payarea. Conosco il funzionamento di entrambe, di tutte e tre praticamente, e questa è un'ulteriore sicurezza per l'investitore. Permette, come diceva Matteo, proprio la segregazione dei fondi e in alcuni casi hai proprio un IBAN tuo che utilizzi. Piccolo spoiler, stiamo lavorando sul dare direttamente a ogni investitore il proprio IBAN lussemburghese del proprio e-wallet, in modo che direttamente fai la transazione a te stesso, diciamo. Fantastico, invece di fare... Ma è una questione di settimane, ci stiamo lavorando. Ecco. Fantastico, fantastico. Bene, io direi che siamo all'ultima domanda di Alessandro, che era rimasta lì appesa. Questa qui, non è chiaro cosa succede al dodicesimo anno. Rientro del valore del mio capitale attualizzato, sì o no? No. Al dodicesimo anno, in questo caso, cessa la transazione e la proprietà del 10% delle royalties costanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente è come se il diritto smettesse di essere scambiabile sui noti, perché non c'è più la possibilità di ricevere il diritto sostanzialmente a ricevere le royalties sottostanti. Questo è una vendita, se vogliamo, a termine, che in ambito musicale ha preso tanto piede. Abbiamo visto su molte transazioni che avvengono in America in ambito musicale, di royalties musicali, avvengono a termine. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono tanti editori che hanno dei cataloghi molto interessanti, degli autori con dei cataloghi molto interessanti, che hanno magari una necessità di generazione di liquidità, una generazione di visibilità o una nuova forma di engagement con la user base. Però non se la sentono di andare a vendere per sempre quello che è un catalogo nel quale credono tanto. Quindi noi rispettiamo tantissimo quelle che sono le necessità del venditore, dell'avente diritto, insomma, sostanzialmente dal punto di vista commerciale delle persone con cui parliamo, nel mondo musicale. Quindi abbiamo una flessibilità molto alta. Andiamo a individuare quella che è la formula, chiamiamola finanziaria contrattuale, che fa contenta la parte venditrice e dà una generazione di income, di IRR, se vogliamo, sotto questo punto di vista, soddisfacente per l'investitore, e procediamo. In questo caso abbiamo visto che catalogo di Irma, infatti specie che ha 12 anni, che ha 12 anni di durata, che andando a investire un 200.000 euro, diciamo per il totale di azioni vendute in piattaforma adesso, se tu vai a investire 200.000 euro adesso e ne ricevi 24.000, sostanzialmente più del 10%, fai intorno al 12% su base annuale per 12 anni, tu chiaramente vai a recuperare il capitale investito prima della fine del contratto, sostanzialmente, e nel frattempo incassando una parte di rendimento, e il tutto corrisponde a un rendimento annuale del 6,5%, sostanzialmente utilizzando la tecnica dell'IRR, che altro non è che quanto mi rende un investimento fatto oggi con una serie di flussi di cassa futuri scontato a questo numero. E quindi questa fattispecie specifica c'è una vendita a termine che dà esattamente gli stessi diritti di esposizione, diciamo, all'upside di un catalogo, dà esattamente lo stesso rendimento di un catalogo che però magari ha una vita limitata, una vita magari minore, perché si tratta effettivamente di un sconto di flussi di cassa come se fosse sostanzialmente un'azione con dei dividendi che vanno nel futuro, nel quale però non hai il face value finale. Comunque non stiamo dicendo che devi tenerlo per 12 anni per forza, eh? Sì, sì, infatti no. No, no, l'azione ha un valore di 20 euro adesso e ci sarà una fluttuazione di valore nel tempo, assolutamente. Quindi la possibilità da qua per i prossimi 12 anni di andare a vendere a degli investitori, ad altri investitori interessati, o andare ad acquisirlo in fase successiva. Chiaramente il mercato secondario serve a questo. Esatto, proprio come in borsa. Esattamente. Puoi piazzare un ordine di vendita, di acquisto all'importo che vuoi tu e quindi uscire dall'investimento. Esattamente. No, ecco, diciamo che è molto importante andare a vedere, e poi, scusami, ti lascio la parola, andare a vedere a livello di singolo catalogo quali sono le specifiche. Ad esempio ci sono alcuni cataloghi come quello di Irma, che è la generazione di
di contenuto future verranno incluse. Altri, invece, altri editori dicono no, io voglio uccidere un catalogo nel quale non inserirò nuove canzoni. Pure il catalogo di Irma adesso, ad esempio, è a tempo determinato, 12 anni. Ci sono altri cataloghi che invece avranno una durata indeterminata. Quindi, veramente questo è molto importante, vedere in piattaforma quelle che sono, diciamo, le caratteristiche specifiche di ogni catalogo. Ok, va bene. Penso che abbiamo risposto a tutte le domande. Io anche ne ho un'ultima. Ormai siamo 65 minuti live. Avete detto che andrete ad introdurre a breve altri cataloghi per spaziare con il portafoglio e permettere un'ancora più differenziazione all'interno della vostra piattaforma. Quale spoiler? Si sa già qualcosa, si può dire, oppure siamo sotto spoiler anche qui? Siamo sotto embargo. Sono sotto embargo. Bellissimo. No, però, se solo se andrete a inserire qualche catalogo nuovo a breve, o tra sei mesi, non so. Sì, no, assolutamente. Allora, la fase del lancio vero e proprio il 28 luglio serve a questo. Cioè, per andare a mettere il primo catalogo in mercato secondario, a seconda effettivamente di quello che è il risultato della fase di preordine. In realtà ci attendiamo, adesso abbiamo ricevuto interesse da investitori con ticket d'ingresso particolarmente alti, quindi molto probabilmente riusciremo a chiudere il preordine durante il catalogo di Irma, durante la fase di preordine. Quindi quello chiaramente si aprirà la possibilità di averlo nel mercato secondario, quindi una finestra in più, una pagina in più della piattaforma che si apre, e poi chiaramente gli altri cataloghi che entreranno. Parliamo di comunque una cifra, un numero limitato, comunque non tanti cataloghi, per chiaramente dare la possibilità agli investitori di in qualche modo conoscere come funziona la piattaforma, che comunque è live in modalità real money da un mese e mezzo, quando arriveremo a fine di luglio. Neanche. Perfetto. Esattamente. Quindi sì, no, avremo altri cataloghi dal 28 luglio. Allora, io metto qui il link del preordine, lo vedrete tra i commenti, anotemusic.com preorder. Lì quindi avete tempo fino al 28 luglio, lo dico a chi ci sta ascoltando, per partecipare a questa opportunità con 5% di cashback sull'investimento e zero distribution fee, giusto? O limitate, zero? Corretto. Ok, quindi se siete interessati potete iscrivervi a quel link. Io altre domande non ne ho, altre domande dal pubblico non ce ne sono. Non so se volete aggiungere qualcosa voi come chiosa finale, oppure penso che possiamo salutarci qui. Non so, vi lascio a voi la parola. Ma no, io... Forse quello spoiler di cui volevi parlare prima, quando ho detto ETF, oppure lo lasciamo nel dimenticatoio? No, probabilmente è meglio lasciarlo nell'aria, perché sennò anche lì ci apriamo un pochino tanto. Però alla prossima. Alla prossima puntata, no, la diciamo velocemente senza dare troppi dettagli. La piattaforma chiaramente è su diversi livelli di scoperta di alcune feature, chiaramente. Abbiamo la versione base, la versione pro e la versione premium. A parte della versione premium c'è anche la possibilità di investire in indici di catalogo. Quindi questo sarà to be released dopo il lancio. Quindi tra un po' di tempo, però era venuto fuori velocemente prima di preventiva. Perfetto. Va bene. Io direi che abbiamo affrontato tutti gli argomenti, l'abbiamo visto a 360 gradi la vostra piattaforma, sono davvero contento di avervi scoperto, spero che piaccia questa vostra idea alla community e a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie ancora di aver partecipato. Se non avete nient'altro da aggiungere. No, grazie a te, grazie di fantastico host. Bello. Grazie a voi. Grazie per l'opportunità, tanta la serata. Giuseppe, è stato fantastico, grazie mille di aver organizzato tutto questo, chiaramente. Contavamo di farti una chiamata successiva. Grazie mille. Ci saranno magari occasioni in futuro di scoprire ancora come sta andando magari più avanti con la vostra piattaforma. Io sono già iscritto, ovviamente investirò nella vostra piattaforma, questo è poco ma sicuro.
Niente, complimenti, in bocca al lupo per la vostra avventura, e vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao grazie. A tutti, grazie di averci seguito. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. In bocca al lupo, ciao. Stop.